Erano le 7:30 di questa mattina quando in piazza Principe Umberto sono arrivati quattro autoblindo della Polizia di Stato in assetto antisommossa, più cinque volanti, più due mezzi delle unità cinofile. Un controllo su larga scala del quartiere Vasto o una parte di esso. I poliziotti si sono fermati al civico 40 di via Milano, irrompendo nel palazzo e al primo piano hanno rinvenuto una serie di valigie contenente probabilmente materiale non lecito. Non si esclude che a margine dell'operazione potrebbero esserci alcuni fermi di polizia proprio per cercare di capire bene di cosa si tratta. Abbiamo tentato di parlare con alcuni degli ufficiali che conducono l'operazione, ma per adesso c'è il massimo riservo. Si è conclusa da pochi minuti l'operazione di polizia di questa mattina, iniziata intorno alle ore 8:30. Al momento non risultano essere state fermate delle persone. Di certo c'è che al primo piano è stato rinvenuto quello che fungeva da ristorante già alla ribalta delle cronache qualche mese fa in pieno periodo di lockdown, quando anche un'altra trasmissione televisiva con telecamere nascoste rinveniva questo, noi lo chiamiamo ristorante giusto per dare un senso alle cose che diciamo, ma era un appartamento dove aggregavano delle persone per mangiare a pagamento. È una situazione veramente ai limiti, dire dell'igiene è un'esagerazione, ai limiti proprio del vivibile. Siamo entrati nel fabbricato, le immagini non trasmettono gli odori, ma c'era veramente un olezzo insopportabile. Noi con questa ultima nostra dichiarazione, affermazione, chiudiamo il servizio. Thank you.